Investigatore Vastatore e l'agente Arex. Si è abbattuta una strana epidemia tra i dinosauri. Non si sa come, ma alcuni di loro hanno iniziato a trasformarsi di punto in bianco in creature terribilmente aggressive. Mamma mia, che paura! Avanti, agente Arex! Dobbiamo iniziare a cercare dei testimoni. Ok! Oh, guarda, lì c'è un triceratopo! Andiamo a chiedere a lui! Signor Triceratopo, dovremmo farle alcune domande. Certo, chiedete pure. Ha per caso notato dei comportamenti anomali tra i dinosauri in questi giorni? Dei comportamenti anomali? Non saprei, mi sa di no. Però gira voce che una strana maledizione si sia imbattuta su questa zona. Una maledizione, dice? E che tipo di maledizione? Il diplodoco mi ha detto che ultimamente i dinosauri danno di matto, cioè da un momento all'altro esplodono e impazziscono, come se si trasformassero. Non sono indizi sufficienti questi. Non ci sa dire proprio di più, eh? Purtroppo no. Ah, accidenti! L'ho sempre detto che i triceratopi sono inutili. Come, scusa? Ho detto che voi triceratopi siete inutili. Io non sono inutile. Certo che sei inutile. Non servi a niente. Tss. Avanti, Arex. Continuiamo con le indagini. Vastatore, mi sa che dovresti chiedere scusa al triceratopo. Ma chi se ne frega del triceratopo? Dai, andiamo, non abbiamo tempo da perdere. Vastatore, no, mi sa che hai fatto un gran macello. Ma perché ti preoccupi tanto? Ho detto che non mi importa. Dai, andiamo. Ah, Vastatore, forse è meglio se ci allontaniamo. Ma perché? Meglio se guardi lì. Dai, Vastatore, chiedigli scusa. Mi sa che si sta arrabbiando sul serio. Ma lascia che si arrabbi. Cosa potrebbe mai succedere? Ma lo sai che un triceratopo arrabbiato può risultare molto pericoloso? Sì, certo. E magari adesso gli spuntano i muscoli e diventa viola. Ma si è trasformato! Accidenti, sicuramente è stato colpito anche lui dall'epidemia. Arex, scappa! L'abbiamo scampata bella! Infatti, ma almeno ora sappiamo che le voci che girano sono vere. Dai, cerchiamo altri testimoni! Oh, guarda, chiediamo a quel piccoletto! Ciao piccolo tirannosaurino, siamo l'investigagente Vastatarex. Ho detto, siamo l'investigagente Vastatarex. Ah, oddio, ho unito le due cose, che sbadato. Volevo dire, io sono l'investigatore Vastatore e lui è l'agente Arex. Cioè, volevo dire, io sono l'agente Arex e lui l'investigatore. Ah, levati, ci parlo io! Dicevo, piccoletto, hai per caso visto in giro dei dinosauri che si comportano in modo strano? Vabbè, ma io ti ho fatto una domanda. Ho capito, però io non so dove è la tua mamma. Perciò rispondi alla mia domanda. Hai visto in giro dinosauri strani? Tipo dinosauri molto aggressivi? O dinosauri che si trasformavano? Va bene, dopo ti aiuto a trovarla. Ma prima rispondi alla mia domanda. Hai visto qualche dinosauro sospetto nei dintorni? Io ti mangio! No, Vastatore, fermo! Ma non vedi quanto è irritante? Vabbè, ma è piccolino! Non te la devi prendere con lui! Il dinosauro verde è antipatico! Come, scusa? Ho detto che sei antipatico! Ma come ti permetti? Bada come parli, mostriciattolo! Oh, ma Arex, non te la devi mica prendere con lui, è piccolino! È un mostro! Oh, guarda un po', che sorpresa! Ma noi non sappiamo dov'è la tua mamma! Io voglio la mamma! Oddio, anche lui! Oh, bel bambino, sta buono! Vedrai che insieme la troveremo, la tua mamma! Infatti, vedrai che andrà tutto bene! Ah, fermo! Non ti vogliamo fare del male! Oh, Vastatore, ora sono due! Che facciamo? Cerchiamo di allontanarci con cautela! Oh, Vastatore, mi hai stufato con questa cautela! Ogni volta che serve non c'è mai! Ah, scappa, Rex! Mamma mia, sono totalmente fuori di testa, Vastatore! Cosa possiamo fare? Dobbiamo risolvere il caso e porre fine a tutta questa follia! Andiamo, agente Arex, non c'è tempo da perdere! Va bene! Guarda,
Lì c'è il coccodrillo. Chiediamo a lui. Signor coccodrillo, dovremmo farle alcune domande. Eh? No, lasciatemi stare. Sono già abbastanza nervoso. Mia moglie mi ha cacciato di casa e non so più dove andare. Perciò lasciatemi in pace. Oh, possibile che siano tutti nervosi oggi? Signor coccodrillo, non le ruberemo molto tempo. Vogliamo solo chiederle se ha visto dei dinosauri strambi nelle vicinanze. Ho altri pensieri per la testa. Ehi, vedi di moderare i toni con me, sai? Ma io vi ho detto che... Oh no. Oh mamma, ma anche lui. Oh mamma, qui la situazione si fa seria. Arex, sei pronto? Preparati a scappare. Sì, sono sempre pronto per scappare. Bene, allora andiamo. No, bastatore. Arex, scappa. Mettiti in salvo. No, io non ti lascio. Fa come ti dico. Devi risolvere il caso. No, il caso lo risolveremo insieme. Arex, mi hai salvato la vita. Più che altro mica riesco a risolvere il caso da solo. Arex, hai notato qualcosa per caso? No, perché? Tutti quelli che abbiamo incontrato fino ad ora si trasformano in un momento in particolare. Cioè? Tutti quanti si trasformano nel momento in cui si arrabbiano. Ah, come Hulk! Sì, e penso che Hulk c'entri qualcosa in tutta questa storia. Oh mamma, allora dobbiamo andare a cercarlo. Sì, ma dobbiamo chiedere a qualcuno dove possiamo trovarlo. E come facciamo a passare? C'è il coccodrillo che ci guarda malissimo. Ci penso io. Signor coccodrillo, prendimi! Avanti, fino ad ora morivi dalla voglia di mangiarmi! Fammi vedere di cosa sei capace! Colpiscimi! Adesso! Oh. Via libera, possiamo andare! Oh, signor Leone! Ciao, signor Napoleone! No, non si chiama Napoleone, si chiama Leone. Ah, già! Che cosa volete? Dovremmo farle alcune domande. Non intendo parlare con voi dinosauri, specialmente con uno schifoso T-Rex. Ma, e perché? Che cosa ti ho fatto? Un tempo ero io il re della foresta. Tu mi hai fregato questo titolo. Io? Ma io non ho fatto niente! Infatti, signor Leone, per una volta Arex non c'entra. Io ce l'ho con tutti i tirannosauri! Sono così prepotenti, così aggressivi! Vastatore, mi sa che questo mi ha scambiato per qualcun altro! Infatti, signor Leone, Arex non è come gli altri tirannosauri, è persino vegetariano! I tirannosauri sono tutti uguali! Senti, bello, sta iniziando a stufarmi, eh? Bene, perché io non voglio avere niente a che fare con... Oh, bastatore! Ma anche il leone si è trasformato! Accidenti! Questa non ci voleva! Mamma mia, è enorme! Siamo spacciati! Tranquillo, Arex! Ci penso io! Secondo te si è fatto male? Malissimo! Immagino! Bastatore, aiuto, non si fa niente! Accidenti, è la fine! Guarda, bastatore, è arrivato Urk! Siamo salvi! Hulk, spacca! Io sono ineluttabile. Che ha detto? Ha detto io sono ineluttabile. E che vuol dire? Boh, lo dice Thanos in Avengers Endgame. E che cavolo significa? E che ne so io? Ah no, aspetta, io lo so! Ma come lo sai? Sì, ineruttabile significa che non può fare i rutti! Ah, ignorerò come non mai! Hulk molto arrabbiato!
Ah, guarda che novità, in questa puntata siamo tutti arrabbiati. E perché sei arrabbiato, signor Hulk? Perché Hulk ha creato contenitore di raggi gamma per rendere dinosauri più forti. Ma il contenitore è impazzito e ha iniziato a trasformare i dinosauri a caso, facendoli impazzire. Ah, Arex, ci siamo, e questa è la soluzione. Per fermare l'epidemia dobbiamo distruggere quel contenitore. E poi tutti quanti torneranno normali? Purtroppo no. Quelli che si sono trasformati rimarranno così per sempre. Ma almeno possiamo essere sicuri che non ce ne saranno altri. Bene, non c'è tempo da perdere. Buttiamolo giù dal dirupo. Ce l'abbiamo fatta! Sì! Anche questa volta abbiamo risolto la situazione!